Thank you.
Ragazzi, siamo tornati, ma siamo dei pro player. Ma siamo tornati. Perché sta proprio di merda? Ma vergogna. No, ma vergogna, io mi vergogno sempre, ovviamente. Vabbè, comunque. Ragazzi, siamo tornati con le missioni. Oh, ma quando ci mancavano le missioni, vero? No. A me forse non manca mai. A meno che. Ma no, vabbè. Allora, prima di cominciare, vi ricordo che, volendo, potete passare dai miei social, Instagram, YouTube e Discord, facendo punto esclamativo YouTube, punto esclamativo Discord e punto esclamativo YouTube. Vabbè, certo, punto esclamativo Discord, punto esclamativo YouTube. Siete che non ci sono YouTube. Più io, eh. E punto esclamativo. Vabbè, avete comunque tutti i comandi, sono con punto esclamativo aiuto, va benissimo. Ovviamente vi ricordo che volendo... Faccio io che è meglio. Volendo abbiamo il punto esclamativo negozio, se volete acquistare cose anche per Fortnite. Detto ciò, direi di andare a vedere le missioni. Che dite? Ah, sì. Dico io che sono... Che vai. Le ho studiate. Vai, vediamo. Che sono messo ieri, che stavo cercando i link. Vediamo, no, scherzo, se ragazzi, vediamo, l'ho fatto 5 se secondi fa. Vediamo. La prima è danneggio avversari da oltre 50 metri. Oh, è entrato Gio. Ciao Gio. Oh, buonasera, salve. Signor Gio. Buonasera. Buon salve. Benvenuto. Buon salve, ragazzi. Buonasera. Allora, stavo dicendo, prima che mi interrompeste. Allora, ci abbiamo la leggendaria che danneggia avversari da oltre 50 metri di distanza. Quindi muniamoci di assalto e tanta buona volontà. E il cecchino, no? Oppure, sì, anche il cecchino. Vedi. Allora, poi come prima missione abbiamo guida un veicolo da sabbie sudate e a Parco Pacifico, quindi abbastanza vicino rispetto alle altre missioni che praticamente, cioè, quella dell'almeno della settimana, cioè della season scorsa, era tipo da sabbie sudate a gatto, o da siepi da grifoglio. Io mi ricordo una tipo corso commercio Parco Pacifico, però va benissimo. Sì. No, no, una era verso gatto, che non ricordo. Poi un'altra è raccogli i libri da cucina da Parco Pacifica scogliere scoscese, scusate. Vabbè, insomma, penso che sia come i libri, cioè li troviamo tipo sul tavolo, sulle mensole. Va bene, ragazzi, però noi faremo questo giro tattico. A parte che sto guardando la tua live, Andrea, anzi, devo fare pure una cosa prima che mi scordo. Giustamente. Beh, no, non sono con l'account giusto, perché su questo non ho Io ho paura, aspetta. Io ho paura, raga.
Vabbè, a questo punto proviamo le solite risse, vediamo un po'. Ah, ricordiamo che queste sono risse a squadre fuori magazzino, che significa che abbiamo vecchie armi. Aspetta che vado subito a mettere pronto, scusa un attimo. No, mixer volume. Come contento comunque, raga. Chrome silenzio. Come Aspetta un contento, attimo. raga, Ma bellissimo. come scriviti? Madonna. Ahia, si devi No, scrivere. dico, ho appena Ricordatevi di finito di scrivermi, cari vedere. ragazzi. Ragazzi, Io no, non è che mi no. devo iscrivere. No, non è che non mi devo iscrivere, devo fare l'accesso a Twitch. Aia, aia, Vabbè. aia, non ho fatto un accesso a Twitch. Vabbè, noi intanto, come al solito, mettiamo le nostre canzoncine bellissime, divertentissime. Eccole qui. Ok, mi dice che la password è sbagliata, probabilmente sarà con la lettera maiuscola. Oh, e ci siamo. Vabbè, la Forse. password è errata. Ah, ma perché ho sbagliato il mio? Madonna santa, qual era? E niente, Mamma mia, raga, fammi tu. muore, No, oggi muore. Vabbè, noi ce ne andiamo in oggi partita con intanto, Twitch è un dai. disastro. Ok, Vabbè, oggi con Twitch è disinstalliamo un Twitch, che è disastro. più bello. Twitch è bello, No, io mi disinstallare. dissocio. Il brutto è che da telefono non lo posso fare. Aia. Palle. Non va bene. Non va bene, non la devi fare da telefono. Ma non lo posso fare perché. Oh, Chi ma non è c'ha che. Dowler? Te li puoi fare da telefono se sono quelli. Non è quello. Se sono ad Ok, acquistare avevo roba sbagliato. nel negozio, puoi farlo lo stesso. Mi sa che avevo sbagliato il nome allora. Risolvere questo puzzle così che sappiamo che sono una persona diversa, cioè diversa, sì. Ma seriamente devo fare così, Madonna santa. Okay, penso che sia questo quello giusto. Ok, ragazzi, sono capace. Poi mi dice password sbagliata. Ma non è che io. Ah, ma io Ma non è che ho giusto. cambiato password. No, non è. No, no, il problema era un altro. Diga. Ovvero che. Cioè, tengo Twitch su un altro account, cioè perché io ce ne ho tre, uno di Protea. scuola, uno che uso per streamare e uno mio. Guardate com'è Oh, l'altra ecco raga. qua la live di Pokémon, eccolo qua, la Giorgio raga. Napolitano. Guardate com'è l'altra, No. guardatelo. Allora, come si fa i punti, Andrea? Storia del canale. Ah, Ilman, eccoli qua, Ilman Cosi. Ma chi è Commander Root che tiene più Dove vogliamo punti di andare? me? Esatto. È un ragazzo che mi segue. Capito di me. Non va bene. La Aia. sabbia, sabbia. No, questo non va bene. Quasi banna. Ah, è Aia. bello. Che cosa No, significa questo? scherzo, 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 ovviamente. A parte gli scherzi. Quando entriamo un attimo sull'auto. Andrei senza. Ovviamente pigliamoci un assalto e un cecchino e poi si va. Anzi, no, possiamo provare anche a Raga, patto volendo. prendiamoci questa macchina qua. Che Aspettate questa un è a momento che 4 mi e voglio possiamo. prendere un assalto. Ma ho paura che la gente Ah, sì, è vero. Allora prenda andiamo la subito, macchina. hai Ho già ragione. deltaplano, sì. Si può deltaplanare? Ok, Sì. sì, può Ok, meno deltaplanare. male. Una rissa è normale, non è che è cambiato qualcosa. Vabbè, Ok, vai. ho creato una 6 colpi viola. Ok, Io va, sono Flash. Andre. Salite, vai, andiamo. Bastardo. Un dive Allora, velocissimo al ragazzi. Parco Pacifico, andiamo. Tu Raga, ma non l'ho vai vista al Parco Pacifico. Ma Cosa? Raga, Wow, il ma Parco stanno Pacifico non tutti là. esiste. Stanno tutti là. Ma Ma stanno tutti sta... cercando guarda gli libri, stanno assembramenti, tutti guarda. cercando. Guarda Stanno gli tutti cercando i assembramenti. libri. Ma io non lo so che Allora, assembramenti. raga, scusate un momento. Andrea, mi spieghi dove cazzo sono quei punti di Iman? Scusate, che sono. Beh, basta fare punto esclamativo negozio oppure clicchi Abbiamo fatto la sugli Iman missione. coin, sull'immagine Mi è dei Iman. arrivata una. Mi è arrivata una missione comunque. Sì, lo sappiamo. Easy. Ok, e dobbiamo cercare quindi adesso Ok. i. Come si chiamano? Raccogli i libri. Chi l'ha fatta? Chi ha Come trovato i libri? devo effettuare? Non lo so, li saranno trovando loro, credo. Buono. Raga, io sono nel. Io non è possibile perché io sono nell'auto. Eh sì, infatti sembra strano. Eccolo Ma qua, l'altro infatti, libro. ma raga, ma le abbiamo fatto. Ma Ma chi è io non ho qua? libri. Ma io non ho libri.
Ok, ho creato un libro di cucina, alleluia. Andiamo a cucinare. Questo mi fa come cucinare la carbonara. Andiamo a cercare. Ma è vero, anche a me me li sta dando a casa. Te l'ho detto. Buono, non ce la mettiamo. Questo mi ha detto come cucinare la carbonara. Lancia razzi. Bello lancia razzi. Poi questo mi dice come cucinare la pasta verde. Asciutta. L'unico problema è che è verde. Va bene. Oh, sento gente. Grazie per la palestra. Oh, ho sbagliato. Andè, qua c'è un lanciarazzi blu che ti hanno fregato. Quindi perfetto. Che peccato. Mi dispiace, anche perché il lanciarazzi è una bella arma. Ah, ma c'è quello verde. T'ho pinnato no, prima. Andè, mi devo log... Ah no, ok. Niente, fine. Tutti a parco, vai che bello. E sai ma che si punta di usare adesso? No, è orribile quello. No, 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 ho messo la skin da usare, che quale io scelgo la skin diga. Da fare. Predator. Ma lo Predator non lo usa mai. Volevo comprare Predator, appunto. Ma Predator non lo usa, cioè. No, ma poi. Non hai capito niente, Giuseppe. Ho fatto skin da usare, quindi io scelgo la skin. O no, non funziona così. Sì, Lo so, ma Andrea, ad Andrea non piace, credo, cioè, se non sbaglio. No! Oddio. Oddio. E niente, fine. Vabbè, a fine partita la cambierò. Mi toccherà fare il set di Predator. No, metto Predator su un set a caso. Oh, esatto, bravo. Mi ha dato un passaggio. GG. Ho trovato un passaggio. Moriamo. Ma no. Raga, perché... io ho trovato una palestra da distanza. L'unica cosa che ho trovato. No, a me manca un libro, raga, quindi c'è cioè uno, due in realtà, però voglio vedere se... A me uno. Santo, però a me uno. Là ce n'è uno, Andre? Boh. Come boh? Che cazzo ci sei entrato a fare se non per controllare se ci sono? Ho controllato, ma forse... non ce ne stanno, non mi sembra... Ah, di... allora non ce ne sono. Allora dici di... non ci sono. Vediamo qua. Forse di solito in cucina, Andre, si trovano. Vedi qua? Forse sotto. No. Controlla tu. Non mi sembra che ci sia. Ma perché tu non sei aperto da questa porta? Ok, grazie Andrea, ti voglio tanto bene. Vediamo nella benzina che ci... A me uno me ne manca. Ok, dal benzinaio non ce ne sono. Il benzinaio è free alberi. Qua ce n'è uno. Ok, perfetto. O l'ho già preso quello, non lo so. Ma mi sembra di no. Infatti non l'ho preso. Finita missione. Livello 142. Io sto cercando ancora. Aspetta, ti dico dove si trova uno. Se non l'hai trovato là. Vai, dimmi. Si trova in quella casa. Quella là. Ah, ok. Si dovrebbe trovare dove è la cucina. Almeno io là l'ho trovato. Se non mi sbaglio. Se no è l'altra a sinistra. Se non l'hai già preso. Oh, ma c'è lo scudo antisafe, vabbè. Bello. No. Ah, tu dici il caso. Allora non ti so dire. Prova se mai qualche altra casa, vedi tu, io l'ho finito. Eccolo qua, trovato. In tutto questo direi di provare a fare. Alla fine non mi ha detto cosa ne pensi della canzone, alla fine. Bella canzone, ci sta. Ma muoio così. Dai, fammi morire. Ma no, perché? Che schifo vivere. No, mi dissocio. Cosa? In game, ovviamente, raga. Si parla di game, ovviamente. Come al solito. Che cosa pensate? Io ho trovato l'arma più da distanza che ho. Ok, scherzavo. Il fucile d'assalto con mirino. Molto meglio. Ok, io provo. Proviamo a fare delle kill da lontano a questo punto. Non lo so. Va bene. Io provo anche tu, bello. Non lo so. Sì, tranquillo. Ho trovato un lanciapalle di neve, Andre. Un attimo che scelgo la vittima. In questo momento non mi... Ok, la vittima l'ho trovata, a posto. Ok. Serve qualcuno che si faccia killare, in realtà. Se no che missione? Attaccare a cascina, in azioni con fucile d'assalto, ok. In azioni con fucile d'assalto lo posso trovare... Ah raga, dovete fare il ferro. Dai, mi ha preso, e niente. Basta.
Io farò un'eliminazione col fucile d'assalto. 50. 129. E infatti li ha dati, li ha dati. A posto, allora. Vai, 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 continuiamo. Queste sì, sono, vado stamattina. Sono ma si farma. Un po' difficili queste. Sì, rispetto a quelle là di trovare pesci o roba. Rispetto del a quella di costruire della scorsa settimana. È tutta un'altra vabbè. Storia. Vabbè, anche quella di trovare, di mangiare pesci non è che era così difficile, eh? 32 metri, niente. Benissimo. Ok, provo ad allontanarmi un po', raga. Ma c'è un modo per farti indicare quale, dove, quanto è distante, tipo? Devi pingarlo. Tu metti il ping allora vedi, guarda, è distante, tot, allora dici, ok, mi va bene, però a killarlo. Ok, io ho fatto 22 a 1 che sta dall'altra parte della mappa, non penso che... Oddio, andrei da sotto. Non lo so quando... Non mi sembra che l'abbia contato. Vabbè, dimmi... No, io ero da... Non è possibile perché veramente ero dall'altra parte della mappa. Sono di volte. Ma veramente hanno schifo, lì. No, non ti posso attaccare i pelli di neve. I cazzi di neve, oh cazzo. Ok, raga, ho fatto 86 io a un tizio, quindi ci sta. Oddio, ci sparano dietro. Che cazzo. Ma qua 50 metri, oh. Questi sono due. Grazie, thanks. Sparami. Sparami tutto. E niente, ho finito i colpi. E vedi che quando muori ti danno... Non mi dissocio da queste affermazioni. Ma ne danno veramente pochi. Ti danno un caricatore. Sei in questo momento. Però l'ho finito. Aspetta, va benissimo. Che cecchino hai? Qual è stato? La pistola del nerd. E il calcio, dai. Oh cazzo. Quale pistola di merda? Scusami. Qual è che è la pistola brutta che non ti piace? Quella che non riesco a fare danni con l'assalto. Io non riesco a carica dopo tre colpi. Una kill con l'assalto. Vabbè, fa cagare sta rosa. La sei colpi, qual è? Sei, quella. Io l'ho filata viola. Fa veramente cagare. Vedi che se non mi rispara velocemente. Ma lo so, però infatti ci sto provando. Non è così veloce, fidati. Non mi pare. Non ho detto che era velocissimo, infatti. Ok. Cazzo, no, è la prima è andata. La prima da 55.000 è andata. Ah, è andata. Perché a me no? No, raga, si è buggato un'altra volta. Mannaggia. Salutiamo il Bug Knight. Ma non me l'ha data. Sono ancora a 327 di danno. Ma mica è inassistita. Sì. Ma allora perché io ho 412? Adesso me l'ha data. Vedi. Perché Fortnite è un gioco fatto con il culo. Come al solito. No, assolutamente. Salutiamo Fortnite e quella merda della Epic Games. Mi dissocio. Io non riesco a fare una kill con l'assalto. Oh, ma perché non ci stanno... Ma non ci può essere un cecchino normale, qualcosa di bello, no? Sono morto. 9 con la doppietta, Yama è ridicolo. Yama c'è... Okay. Potete evitare di lamentarvi che tanto sti cazzi, siamo in risse. Ho capito, ma non riesco a fare un cazzo. Sì, ma sei ragazzi, risse. Dai, un po' di chilling. Ma stia, mi fanno cagare. Io non riesco più a mirare, ragazzi, io non posso mirare. Bravo. Ok, adesso sì. Non si sa il perché. Grazie. Ti faccio un balletto. Grazie. T'è ancorato? Sì. Ci sono persone buone in questo mondo, vedi? Qualcuno ha fatto altri 439 danni. Bravi. Fate i danni. Prima era buggato o ho visto 800? Porco Ma c'è uno che probabilmente la commissione deve curare 30.000 persone. Sì. Eh sì, però si resettano ogni volta che fa la missione a quando pare. Ma lì c'è un XP, sì. Aspetta. Dov'è? Ve lo pinno subito. Sta... qua. Vai, prendiamolo. Preso. 5.000 XP, instant. Ok, che vediamo. Allora, stanno sempre con quel pelino di vita perché se ne accorgono. Ma vedi che non serve killarli, basta che... Ma no, danno. Ma io devo farlo per la missione! È da 10 minuti che li sto decidendo. Avete colpi per la 6 colpi? È triste, ma è così. Ne ho 109, sono colpi quindi assalto.
Va bene. Non mi voglio sbagliare. Acceso colpi assalto. Ok, ok, abbiamo, siamo a 752 su 2000 adesso. Nice. Nice, player. No, secondo me si è buggato che si resetta, secondo me. Secondo me è buggato che si resetti il coso del, può essere, della missione. Può essere effettivamente. Ma d'altronde è Fortnite. Continua a resettarti ogni volta, vabbè. Fa niente. Sì, cazzi, non è un problema. Le rifaremo. Ce la faremo! No. Ce la faremo! Ragazzi, urlatelo più forte che non ho sentito bene. Aspetta che non è caduto il balcone. Appena lo urli, guarda, no. Mi sembra giusto. Oddio, gli ho fatto 22 di danno. Madonna. Ok, ha fatto altri 68. Ricadeva. Altri 68. È eliminato. Come hai fatto esplodere? Va benissimo, mi va bene. In che senso? No, niente, io lo stavo cercando di... come si chiama? Di cecchinare con la fiocina. Con la fiocina, certo. Con la fiocina. La balestra. Vado. È stato fatto esplodere. Balestra esplosiva, ufficiale. Aggiunta in game. Se no non si spiega a questo punto. Ma sto pingando 110 per questo lag. Io 134. Oppure io non è che problema. Oddio. Che? Oddio. Oddio. Ok, posso mettermi su un albero e cecchinare? Oddio, è scende. Oddio, non mi scendeva dal pupazzo. Oddio santissimo. Oh, 68. I miei 68 giornalieri fatti. Va benissimo. Io devo fare ancora la kill con un fottuto assalto. Vai, rimettetevi sugli alberi, ragazzi. Ragazzi della squadra avversaria, bravi. Incominciate a cecchinare anche voi. Tutto il bimbo di merda. No. Oh, ho eliminato uno con l'assalto, alleluia. Stava. Che palle, era quello che stavo mirando. Fanculo. Dovevo fare sta kill di assalto, non mi è fregato proprio, pure che era a 2 centri di distanza. Ok, adesso si può iniziare a tryhardare con le missioni, quelle là di fare danni da distanza. Perché non li rilascio con 2 di vita, capito? Quello che mi urta. Uh, 68, perfetto. Mi vanno bene i tuoi 68 giornalieri, sai? Killato. Grande. Ottimo, ottimo. Questi sono i tryharding ufficiali. Mai saputo okay, usare il kill in tutta la mia vita. Ma quando ho bisogno di missioni, sono sempre GG. Qui. Perfetto, GG. Yeah. Ah, topolino. Ok, allora adesso abbiamo raccogli frutta e verdura. Scendi da un veicolo al distributore di benzina, al lago languido o a Gatto Grill. Vabbè, andiamo al lago languido. Andiamo in rissa alla colangola. Io torno subito, ok? Va benissimo. Okay. Esci dal party, o ti devo spellere io. Parte è mio. Va benissimo. Vabbè, se n'è andato da solo. Va benissimo. Vabbè, intanto lo invito. Intanto lo invito. Perché ti... Vabbè, massimi esperti siamo qui. Invito nel gruppo. Ok. Che ci abbiamo quindi? Raccogli frutta e verdure e scendi da un veicolo al distributore di benzina alla colangola. Allora, fammi pensare. Ma perché lago? Ah, la colangola, esatto, credo. Allora, frutta e verdura volendo si può fare a Frutteto, ma il Frutteto, cioè se vai a Frutteto non vai al lago languido, comunque non è nei dintorni. Andrea, a me c'era un problema, non mi pingava, cioè in senso, sai, quando tipo ci sono le missioni ti mette il punto esclamativo. Allora, aspetta, torniamo un attimo in lobby, ho sbagliato. Allora, ah, beh, devi mettere la skin, dico, mi sto già dimenticando.
Ok, eccolo qui. Skin da usare, accettiamola. Ufficialmente accettata. Detto ciò, andiamo. Usiamo a fare diamantina. Allora, prendiamo un set randomico. Quindi io ho il set randomico qui. Ok. E poi abbiamo detto Predator. Eccolo qui. Andiamo. Oh, bellissimo. Ne abbiamo quello una maschera che dobbiamo essere molto più belli con la maschera. Senza maschera. E ricordiamoci. Ecco qua. Predator senza maschera è il migliore, ricordatelo. Oh, andiamo. Sono carico, mi sento carico per queste missioni semplici in realtà. Tranne quella per i cecchini, lì per cecchinare, però. Dai, in realtà fino a un certo punto, se si va in risse bene o male credo si finisce. Guarda, abbiamo lo stesso backpack forse. Guarda, non chiedo assolutamente. Ma quando mai? Ma niente, fine. Cazzo stai dicendo? Guarda com'è contento. Questo è il set, me l'ha fatto il gioco. C'è questo piccone qua, c'ho. Mi fa cagare, come al solito. Vabbè, Predator, cosa pretendo? Predator. Voglio accarezzare, fammi accarezzare razzo. Fermo. Oh. Accarezzare. Ecco. Ma no, perché non me l'accarezzo? Ok. Però ti accarezzo la spalla. Che me frega a me di razzo. Accarezzo la spalla. Dove dobbiamo scendere? A sto punto scendiamo a qui. Al frutteto, perché ci troviamo qua nella zona di safe. Ok. Dobbiamo poi cerchiamo di andare al distributore di benzina. Allora, raccogli frutta e verdura, 8. Ok, dobbiamo raccogliere 8. Vabbè, pure che ce li passiamo, beh. Io non so, magari raccogliere da terra, intende. No, può essere, sì. Non raccogliere... Vabbè, ci sono un sacco di cose, tanto. Sì, un botto di cavoli. Giusto. Oppure potremmo scegliere anche... Mi sono ricordato che risse non ci sono. Beh, perfetto. Ah, neanche a seppi del grifoglio, quindi possiamo, vabbè. Vabbè, le mele? Vedi se ci sono le mele. No, non ci sono i consumabili. Quindi ci conviene ad andare al massimo al gatto grill. Sì, a questo punto vediamo se riusciamo a raggiungere gatto grill. Prendi una macchina. Ho trovato una macchina di quelle là che può andare fuori strada. Prendi una tonica di benzina e possiamo... Prenditi un assalto, ovviamente. Questo qua. Ah, il mio assalto sarà il mio lanciarazzi. Io ho trovato il coso là, come cazzo io. Un nonno. Ok. Andiamo. Io ho trovato quello che sembra un cecchino. Il jetpack. Aspetta che spacco un attimo sta struttura. Sono da te. Aspetta, cioè la tanica? No. La prendiamo. Al massimo andiamo. Sì, esatto, andiamo in una cosa. Vai, andiamo. So già dove poterla prendere, quindi tranquillo. Sì, andiamo in al massimo possiamo entrare anche, sì, infatti, o qua, oppure proprio se ci vuole possiamo andare direttamente al lago Languido, dove è. Sì, volendo possiamo andare anche al lago. Che al lago è il nostro obiettivo. Scendi da un veicolo al distributore di benzina al lago Languido, gatto grill. Ok, qui dentro dovrebbe esserci una tanica, fammi benzina. Aspetta un momento. Intanto mi prendo un po' di armi. Ci sono i rift. Oddio, cosa? Hai visto dove mi hai buttato? Ma scusami, come? Senza distruggere niente? Non ho distrutto niente, ho ripassato i blocchi. Che pro player. Dai, fammi la tanica che dobbiamo andare. Sennò si chiude la sicuro che ti basta la tanica? Sì. Vabbè. Te l'ho detto, c'ho il lanciarazzi viola. Ok. Vai, sali dietro e me la fai da dietro. Perché non me la... Aspetta. Ah, ma è zero. Ma come a zero? Come a zero? Aspetta, a zero. A zero. Mi sa che se le taniche sono a zero, dobbiamo andare per forza a pompe di benzina. Ci sono. Ah sì, aspetta che io sono sceso per slide. Cammina un altro po'.
Si è fermato. No, penso che ce la fa con la cosa. Al massimo ne prendiamo quell'altra lì. Ma infatti prendiamo quell'altra qui che ci vuole meno tempo per ricaricare. Madonna. Vai, vai, vai. Guarda quanto va veloce in due. Se fa anche tu, sì. No, no, io sto pisciando sulla macchina. Ah, ecco, ecco. Dai, vieni. Oh, e rimettiti. Ci siamo. Vai, lago languido. Vabbè, vado dritto a questo punto. Ah, sì, vai. Dritto per dritto. Okay, dritto per dritto. Queste sono citazioni di un alto rango. Guarda che c'è là. Che c'è là? Un viola. Ah, può essere che io non l'ho preso. Che palle. Oh, ci sta sparando. Oddio, santissimo, fatemi. Poi prendono sempre a me. Oh, c'hanno un tempismo sti figli di puttana. Te l'ha data? No. No, ok. Allora, vai. E sfonda tutto. Ok, provo a prendere questo camioncino che sta qua, eh. Però no. Passa una macchina? Forse un taxi? Ah no, dobbiamo andare al distributore, mi sa. Ah, sì sì. Proviamoci. Ok, qua ce n'è una. Ok, sì, me la dà. Al distributore, sì. Ok, sì. Ok, arrivo. Allora, comunque io tengo il Rift, figata me. Ok, allora vieni qua che lo utilizziamo. Aspetta che devo scendere e salire. Cioè, devo salire e scendere. Detto al contrario. Non vuoi neanche scendere, neanche salire. Vieni qua, dai. Ah, non me l'ha data questo. Ah, no, devi andare qua. Devi venire qua, farla qui. Vai, scendi. Te l'ha data? Andiamo. Sì, sì, me l'ha data, me l'ha data. Yeah! Bello, deltaplano di... Quanto tempo è che non li vedevo i Rift? E beh, adesso c'è solamente il pesce che fa da Rift. Non c'è. Io dico proprio l'oggetto. L'oggetto. Io comunque come armi c'ho tipo quell'assalto che è il cecchino che tipo sembra un... Vabbè, io sono morto, niente. Sì, 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 ci sta. Sono morto pure, infatti. Ok, io provo a fare le cecchinate a questo punto. O almeno i danni da più. No, sono sceso a Colosseo, semmai mi becco un assalto migliore. Ci sta. Io però vedo che non ho trovato colpi cecchino, quindi non so quando bene posso essere messo senza questi colpi. E mi è andato un pump. Io ne ho 19. Ah. Ne ho 7. Ok, io ho trovato una balestra. Buona, la balestra praticamente per me in questa mod per fare quella missione è molto buona. No, perché no, no, hai colpi infiniti. Sì, sì, infatti. Vabbè, è vero che non spaccano le strutture, quindi. Ma ok, non è quello il problema in questo momento. Cioè, nel senso, la cosa è fare i danni, come cane. Ne ho vista un'altra, forse è quella di San Valentino, quella che è qui. Sì. No, io c'ho quella prova di San... È di San Valentino, sì, balestra di Cupido, sì. Fammi di San Valentino. Slurp, volendo me lo potrei fare un male. Ah, ho quasi esaurito il jetpack. Vabbè, sti cazzi. Un oggetto in meno all'inventario. Più assalti da raccogliere. Oddio, ma è buggatissimo, te lo giuro, sei buggatissimo, tipo, il jetpack. Proviamo a salire, non so se ce la faccio. Ok. Ok, ho trovato il solito assalto con mirino. Ma non termico. Quello è troppo OP, quello è col mirino termico. Sarebbe troppo. Perché non è... No, no, ce l'ho trovato ieri, anche non so se ti ricordi. Sì, però sarebbe troppo OP. Sì, ma nelle è troppo OP perché. Come. Come fai a non vedere le persone? Ed è poi è precisissimo quel coso, capisco perché l'ha levato. Vabbè, vedi che in realtà non è sempre così, cioè nel senso... Non... Vabbè, sì, certo, anche perché a per volte... Per molti non era così. Per me sì, Dio santissimo.
Precisissimo. Buonasera. Te ne vieni con me. Ma senza che vai in headshot poi, cioè l'headshot per i poveri. È inutile. Sì, sì. Oh, ho trovato un bellissimo lanciarazzi verde. Che cos'è un headshot? Uno si è messo con la torretta quella d'oro. Oh cazzo, fa bene. Ah sì, fa un sacco di danno, quella spam. Però che tipo ha il... Sì, sì, infatti. Poi spamma anche qui. È vero che si sovraccarica come tutte, tipo una minigun più che... Però, sti cazzi. Però effettivamente, finché non è sovraccarica, perché non usarla? Sbaglio o non mi sembra di vedere gente? Ma infatti è quello che sto dicendo pure io, dove sono gli avversari? La nuova modalità non nemici su Fortnite. Ma che cazzo? Oddio. Ok, io ho fatto 23-1 da... Sei... Ok. Per distruggere strutture non è proprio il massimo. Perché è piuttosto lento a sparare, però... Se non trovi il cecchino è una buona alternativa. Cioè, non proprio da sostituire, però già da averlo. Puoi sparare un po' più da distanza. Dai, e con precisione. Dai, in sostanza è meglio di niente, dai. Esatto. Però se trovi un cecchino, buttalo. Ah beh, sì, quello sì. Ok, ho eliminato uno. Easy. Gli ho fatto 34 danni. Non so se me... Ok, adesso praticamente... dopo andiamo in... È normale come facciamo? Ci tocca, cioè se vuoi fare i cavoli è l'unico modo. Sto facendo continuamente la stessa cosa e sto continuamente beccando lo stesso errore, ovvero sto saltando sulle jump. Oh, ho ucciso uno, GG. Non l'avevo manco visto e l'ho sparato con lancia. Ah, seriamente? Sì. Easy. Non l'avevo manco visto con lanciarazzi, pensa tu. Ma perché? Non lo vedo neanche. Oddio. Cioè, io non sto vedendo proprio giocatori. No, io ogni tanto ne vedo uno. Ma proprio ogni tanto, ma di rado proprio. Ma quanti sono gli avversari? Ah, sono 6. Però ne siamo 11, già, voglio dire. Sì, ce la facciamo, il problema è... No, non sto vedendo persone. Ok, ne ho visto uno. Sta di Landre, più o meno. Cioè, dico più o meno. E poi ce ne sta uno sopra le mura del Colosseo, Ci sono io sopra le mura del Colosseo. Ce n'è un altro là perché l'ho visto scendere. Quant'è di distanza? Troppo vicino. 83 metri. 83 metri. No, 83 metri. Cioè, io ho fatto 23 danno, manco tanto. No, intendo io. Sono troppo vicino per fare danni. Sono troppo vicino anche io. Aia. Me lo son portato. Il problema è che... Vabbè. Ottimo. La cosa importante è che è worth la cosa, perché vi siete killati a vicenda. Ah, si è messo la torretta. Che palle. Quello verde, quello là con la skin di colore verde vomito, che si è messo la torretta e spamma a tutti. Come non mi ha che tristezza. Oh, è verde vomito il colore della sua skin di merda. Ma scusa, al posto di sparare la torretta che ha 10.000 di vita, non puoi spaccare sotto che si distrugge in 2 secondi. Vabbè. Quanto ci manca? Ancora.
Ok, ma adesso il problema è un altro. Io non sto, facendo più danni a nessuno in questo momento, quindi... Ma adesso... Ma neanche io, in realtà li stavo cercando. Oh, ho trovato la mitraglietta a fuoco da... La pico è epica, te non ti piace? No, no, non è che mi piace, ma non mi serve in questo momento. Ok, ok, finito. E niente. Ok. Ok, Andrea, ce n'è uno qua. Ok, l'hanno ucciso. Però non stava a una distanza buona, mi sa. I coglioni di merda. Sì, ma il problema non te lo conta lo stesso. Dobbiamo essere in più persone. Ok, io ho fatto 23 a 1 ed è 900 metri, quindi per forza l'ha segnato. Quanto è a me? A me era 79, quindi l'ha segnato anche a me. Infatti siamo a 1699. Andrea, ce n'è uno che sta venendo dietro di te, eh. Wow, quasi quasi lo killo. Beh. Ah! È morto da una trappola. Dai, che triste. Neanche la mia. E io ieri che ho detto... Scusa, ma come fai a cascare in quelle trappole? O Andrei, alla tua... Alla mia destra. Esatto, quello. Ma cagli le fondamenta, così cade. Ma non so se è la kill poi. Vabbè, al massimo... Ok, L'hai killato? Oh sì, mentre stava cadendo che gli avevo distrutto la struttura sotto. Che pro player. Oddio. Ok, sta venendo sopra il fortino di merda. Ok, l'ho ucciso, ma ha rotto i coglioni con sta skin verde vomito. Ecco qua. Muori e silenzio. Ma è sul Cambia fortino? Di skin. No, l'ho già ucciso, non ti preoccupare. No, perché vedo che c'è uno che spara al fortino. Non so se è arrivato là. Ah sì, ce n'è uno al fortino. Sì, che è sempre quello qua. E se quello è con la skin verde vomito. È sempre quello. Non ci credo, l'avevo sparato e non mi ha contato i danni perché era finita la partita. Comunque era quello con la skin verde vomito che a me fa schifo. Ma no, quella è bellina, è lo stile blu. Ci sta, a me piace lo stile blu. Ma è quella verde. Ecco, infatti è lo stile verde quello. Ok, andiamo in lobby, andiamo a fare quell'altra. Ma hai visto che praticamente il mio sparare è arrivato e nel frattempo è finita la partita? Che tristezza. Io l'ho visto dalla live guardando il telefono. Allora, fatti dire, guida un veicolo da Parco Pacifico al Lago Languido, cazzo. Vai, metti coppia. Da dove? Coppia? Ritorniamo da Parco Pacifico al Lago Languido, abbastanza distante stavolta. Ok, però ci dobbiamo prendere. Almeno non c'è il limite di tempo. Almeno non c'è il limite di tempo. Da questo punto sì, mi ricordo che c'era il limite di tempo entro 3 minuti. Lì era un parto che dovevi andare velocissimo. Cioè, velocissimo, non così tanto, però comunque dovevi andare veloce. Mi ricordo che non potevi neanche scendere. No, ai cavoli dal frutteto. Che facciamo? Sì, andiamo al frutteto, prendiamo i cavoli. Cioè, raccogli frutta e verdura. Ovviamente questa ultima partita con Predator, poi mettiamo il teskin. Vabbè, ci sta. Che cazzo è partita? Se non sbaglio, Phineas Ferb Backyard. Non mi voglio sbagliare, può essere quella. Sì, sono host di videogame. Allora, che bello questa. Guarda questa skin. Guarda il backpack. Non è quello della tua skin, è il backpack o no? No, il backpack questo è di... Se non sbaglio... Ma sto skin non l'ho mai visto, sai chi sembra? Sembra tipo alla deriva. Sì, effettivamente assomiglia molto con i vestiti. Infatti è uscito nella stagione 10.
Forse una delle miglior season insieme alla 6 con delle skin. Ah, allora non sono l'unico a pensare che la 6 è bella. Se parliamo di skin, se parliamo di Lord, non tanto. Vabbè, ma comunque... Qual era la season del cubo? La 4 o la 5? La 5 è dove spawna, la 6 è dove esplode. Ok. Chissà, pure quella era una bella lore, quella del cubo, eh? Sì, però il problema è che è esploso così a caso, è un po' triste. Io ho paura che succeda lo stesso questa season, ma spero di no, almeno ho problemi. Cioè che esplode il punto zero? A caso, perché sinceramente... No, ma secondo me prolungheranno, non è possibile che veramente i punti in bianco, perché secondo me o sono stati, hanno ritardato loro, perché... Ma secondo me, se vuoi sapere la mia... Ci sarà semplicemente un trailer di inizio season della stagione 6. Che sì, dove c'è il cubo, sì, probabilmente il cubo è ancora più pericoloso. Cioè il cubo, il punto zero ancora è più pericoloso, diciamo. Sì, non credo vedremo eventi, chissà. No, ma cosa. Perché semplicemente se dicevano prima fase di 4, cioè vuoi dire, cazzo. Cioè, okay, a fine season abbiamo messo la prima fase, non penso che... Ok, io ho completato la missione dei cavoli. Ah, io stavo in realtà riscattando armi. Ora la vengo a fare pure io, a sto punto. I cavoli qui li ho presi tutti, vai di là. Oddio, c'è uno da me, c'è uno da me, c'è uno da me. Però c'è uno da me, vengo da te allora. Oddio. Vengo da te, provo a prendere... Ok, c'è la pistola, posso venire da te. Ah, mi ha battuto sto figlio di puttana. Che armi mi sta battendo. Mi sa che è solo un assalto. Ora due assalti e una pistola. E io ci muoio, te lo dico niente. Infatti. Palle. Cambiamo skin, perfetto. Qualcosa che non ti sta dando è il mando. Io forse ho usato una volta, ma perché ci ho fatto uno stile. Armadia, io uso Ryu lo spazzino, ricordiamo. Ryu lo spazzino? Vabbè, così non ti ricordi che l'ho nominata così. Io fossi nei fan mi triggererei. Poi. No, semplicemente perché l'ho chiamata così, perché durante... Sapete che ci sono le scope adesso, li possono trovare nel magazzino. Allora, quello che mi era venuto in mente è... Era chiamare Ryu lo spazzino perché era il primo personaggio con cui ho usato le scope cavalcabili. Di per me Ryu lo spazzino. Ovviamente non è Risa Squadra, immagino, no? Sì. L'ho detto nella fuori magazzino. Quindi Ryu lo spazzino per me. Strano comunque che in Risa Squadra ci siano questi oggetti mitici. Io mi sarei aspettato a vedere anche altri a questo punto, oltre alle... Alle scope che deltaplanavano. Guarda come rotea. Guarda il bambino come rotea, guardalo. Ciao Baby Yoda. Oh, Ryukan. Atta! No, non è, ho sbagliato personaggio, scusatemi. È un altro personaggio che fa atta. Allora, vero, messo prima. Allora no ragazzi, parliamo sinceramente adesso. Cosa ne pensate della skin che uscirà con il fumetto di Harley? Andrea già ha detto che è citato come una faina in calore. è la verità. Mi sembra giusto. No, ma in realtà Harley è uno dei miei personaggi preferiti di DC. Beh, questo si era capito da molto tempo. In realtà si era capito da molto tempo. Ho notato. Era passato da non me ne frega un cazzo a che bello Harley, da quando si è comprata quella skin. In realtà da quando mi sono comprato quella skin è stata un ciclo vizioso, e cioè ma fammi andare a vedere qualche film che hanno fatto. Andiamo a vedere i po'. Ah no? No, no, mi dissocio. Se lo fate siete cattive persone, sappiatelo. Ma non è vero, cioè che c'è di male? Siete cattive persone, va bene? Se cercate delle cose del genere... Mi stai dando della cattiva persona, Andrea?
Se cerchi roba del genere su Harley, sì. No, non su Harley, però mi riguarda. Ma su Harley, sì. Perché su Harley se sulle altre cose no? È come cercare... non lo so... Ma c'è uno da me! Ma che... Io stavo parlando da te e non mi ero accorto che c'era uno. Dai, picchioniamoci. Ok. La perquisisci. Ok, alla fine ero partito con pistola, ho detto... Vabbè, poverino. E ci sono andato col piccone. Ok. Oh, ma qui c'è l'amico. Eh beh, evidentemente. Prendiamolo. Ma è Aquaman! È Aquaman! Puscialo! Il supereroe inutile che in realtà sul gioco della DC Unjustice è il mio personaggio preferito. Ok, scusa Andrea, dovere distillare le kill. Mi spiace. Ok. Era guadagna lingotti. Ok, raga, la missione dopo questa qui dei cavoli era la guadagna lingotti. Rip. Io adesso vi sto facendo... Sì. Stavo facendo un po' di lingotti. Sì, sì. Stavo facendo un po' di lingotti perché mi mancavano, come vedete, perché ho shoppato un lanciarazzi in qualche partita e quindi non sono più a 10.000. E quindi li stavo rifacendo e ho fatto anche un'altra missione per sbaglio, va benissimo. Ok, perfetto. Quanto bisogna raccoglierne? Non lo so. Tieni, Andrea. No, sai, ma non te lo puoi... Vai, premi per favore, tab e vedi. L'ho fatta, non mi... Ma no, te lo dice. Anche palle. Perché mi stai venendo i cavoli? So che a te piace, sei tipo una capra. Capra ignorante. Interessante. C'è la mia capra. Ok, 69. Io sono il sardo. Cosa? Allora, potenzia un'arma, trova gnomi a Castello Corallo. Ok, non posso fare nessuna delle due in questo momento. Oppure possiamo provare a prendere la macchina e... Oh, andare! Andare da parco al lago. Non penso che ce la facciamo. Lago è fuori safe. Appunto, non penso che ce la facciamo. E anche parco. Se vuoi farlo, lo facciamo in risse, ma adesso non mi sembra il caso, sinceramente. Tryhardiamo, ragazzi. Io morirò al primo fight. Ma che ti fanno schifo coi colpi? Vabbè, li prendo io se ti fanno schifo. Vabbè, li prendo io se ti fanno schifo, non c'è un problema. Va benissimo, però mi servirebbero colpi pompa. Ho 14. Ho 14. Ok, allora te li do. Vieni qua, vieni qua. Parliamone. Parliamo, lo dici semmai a tua madre, non a me. Tieni, te ne do 4. Dove sta Bugo? L'abbiamo trovato? Ma che cazzo? A posto. Intanto inizia a parlare da solo. Abbiamo trovato Bugo, raga! Allora, comunque stavo dicendo... Oh, io mi porto Medikit. Se vuoi ti puoi prendere la mitragliotta merdosa. Ok, io... Più mi sto pentando di sta wrap, comunque. Non mi sembra proprio che sia adatta. C'è gente. Comunque, se ti serve, qua c'è oro. Ok, no. Rimandiamo l'oro. Dov'è? La senti? Sta qua. Ah, sta da te? Ma c'è solo. No, Andrea, ce n'è uno alla tua sinistra. Sto scansionando. Aspetta. No, c'ha. Oddio, dottor Doom! Non me ne parlare, ho visto qualche meme qualche giorno fa di Dr. Doom. Io a me fa ridere, Dr. Okay, Doom. Ok, aveva poca vita. Fa niente, c'avevo poca vita. Vi giuro, raga, io ho visto qualche meme di Dr. Doom. Il riferimento alla stagione 4 di Fortnite. Adesso. No, no. Dr. Doom mi fa ridere. Dopo essere stato umiliato da Dottor Solone che gli ha preso la sua città. Anche. Andrea, c'è un problema. Dica. Ma io vedo tipo... Aspetta, stai fermo, ti mando una foto e semmai se vuoi la puoi mettere in live. Aspetta. No, devi tornare su. Vedo praticamente le linee del backpack di Baby Yoda. Ti mando la foto, aspetta. Le vedo pure io. Ma cos... Si vedono anche là. Ah, allora pensavo di essere io buggato. Ma che cazzo, perché? No, si vedono anche in live, è vero. È vero, vedo delle linee di... È vero. Io non ci ho fatto caso, adesso... Ma che cosa? Oh, Andrella, una persona. Che facciamo? Ingaggiamo? No, però stavo ancora vedendo le linee...
di questa sfera. Vabbè, me ne ero accorto che eri un po' distratto. No, ma non è possibile, no? Perché? Di là Fortnite il perché. Aspetta, facciamo roteare. Ah, si rotano pure, bellissimo. Sì, sì, no, sì, sì, si rotano pure. Forse è meglio che andiamo in safe, Andrea. Tu volevo dire, però. Sì, voglio prendere un attimo dei colpi, che non ho niente. Che qua c'è una cassa di munizioni. Lo so, che qua spawnano tipo... Una è qua, un'altra sì. Tipo è qui vicino pure. Poi sopra, vicino qua ce ne dovrebbe essere anche una ultra, tipo quella. Là. Andiamo. Ok, quando non c'è qua vuol dire che c'è una cassa alla casa. Vai sotto terra, così va più veloce. Giusto. Non lo utilizzo mai, sta feature. Si scoprì che scendere sotto la terra in realtà era un bug. No, raga, ma sei... Perché non l'aggiungiamo come feature? Oh, ma sei un genio! Ma sei un genio! Che palle. Torniamo. No, ma sai qual è la cosa divertente che io adesso mi immagino? Mi immagino Epic che... ricorda i bei vecchi tempi di quando la gente buggava i carrelli e andava sotto la mappa. Dico, ma facciamoci andare sotto la mappa. Oppure un bug era quando tipo si spaccava il terreno, tu costruivi e c'entravi dentro la struttura e tipo cadevano e morivano. Ah, madonna. Vabbè, fortunatamente non è più in accesso anticipato Fortnite, non so se lo sapete, da un po' di tempo. Oddio, ma io non sto correndo. Buono. Mi sa che qualcuno è entrato nel punto zero. Aia. Il punto zero fa male, raga. No, non destabilizzate il punto zero. Io c'ho uno scheletone da inizio partita, volevo aspettare i scheletini, ma a sto punto me lo faccio. Hashtag save the punto zero. Aspetta. Ok, Mando, mi stai preoccupando, ok? Ecco quando cosa succede a non usare Mando. No, Mando mi preoccupa perché io più guardo il bambino, più mi spavento. Oh, là ci sono persone, eh? Perché io ho paura che questa roba sia sangue. Mi dissocio, Twitch, ma ho paura. Non la violenza contro i bambini, ovviamente. Sì, contro le skin di Fortnite, a quanto pare. Visto okay, che si sparano bene. Molto felicemente con proviamo i bambini. Proviamo la Epic Games. Hashtag come rovinare. Ma tu ce l'hai Zoe come... Tu ce l'hai Zoe come skin? Sì, Zoe sì. Non c'ho tutto il set completo, però ce l'ho. Povero te. Ma scusa, fai così. Ma no. Io voglio i materiali. Oddio, c'è un'auto, Boom. Non aggiungiamo altre parole prima di boom, che è un problema. Boom, quando stai? Ma c'è uno da te, ma non parli! No, stavo andando a prendere questi. Ma che sei, mutilato? No, sono un villano! Oddio! E niente. Ma questo è te... vabbè, almeno gli ho tolto lo questo è bannabile, raga. Ok, riscendiamo di nuovo lì che facciamo l'oro per te. E intanto controllo io. No, però cambiamo. No, però cambiamo. Ma allora lo posso trovare anche nelle casse, non c'è un problema. Visita diverse cucine di ristoranti. Scogliere scoscese, andiamo. Sono pronto. No, andiamo a quello della macchina. Sto buono. Allora andiamo in rissa. Sì, infatti è quello che volevo fare. Rissa squadra, ecco. Ovviamente, raga, ricordiamo che se volete acquistare, come ha fatto Gabbro, una skin... ho sbloccato Condor! Grazie a Condor. Poi dice creatore, poi con 54. Ah no. Grazie a Condor, sono fra i primi tre. Ok, fatto questa cheat, posso dire. Guadagna lingotti per assoldare un personaggio, 150. Posso continuare la frase dicendo, ragazzi, se volete acquistare roba nel negozio di Pokémon, basta fare punto esclamativo negozio o sotto la live trovate il negozio stesso. Lì potete effettivamente fare acquisti. Come la skin da farmi usare su Fortnite, oppure la skin più brutta che abbia mai guadagna fatto. Guadagna lingotti per assoldare un personaggio e guida un veicolo da Parco Pacifico. E poi c'è anche la missione d'oro.
E poi è un'altra fase, la fase 4 di 4. Missione d'oro! Mi fai quella là del... Cioè quella là della, della persona eccitata, là, quella come si chiama. Ok, io mi sono appena ricordato di dover disattivare gli audio con copyright, che non l'avevo disattivato. Bene! Perfetto. Ce ne accorgiamo quando già prendiamo il copyright? Vabbè, sti cazzo. Vabbè, tanto non ho, io non ho audio con copyright. No, audio con... fortunatamente si è sentito poco, poi ci stai parlando sopra. Quindi stica! Dai, dai, aspetta. Mi fai l'emote quella là che fa... quella là della ragazza là che... Aspetta, allora, sembra... evviva. Fatto dal Mandaloriano, però è una cosa incredibile. No, ma si è risolto il bug, no! E io che vedo... Oddio. C'è pure quello, ce l'ha! Io mi spavento. Io non so voi, però mi fa troppo ridere. Dai, mie... cinema parco. Allora, senti la mia idea. Qui c'è una tanica. È a inizio di parco, qua. Adesso prendiamo... non so chi... Vabbè, tu prendi la macchina, io prendo la cosa. La tanica, poi lottiamo al lago. Poi lottiamo al lago. Cerchiamo perlomeno. E io devo spendere soldi da un NLPC comunque. E gli NLPC forse lì se non ci stanno, forse. No, no, ci sono, non ti ricordo. No, ci sono. Ah, avevo visto prima. In questa lista sì, ok. Sono confuso perché ci sono un botto di risse. Sì, infatti ha ragione. Dove non va? Ok, vai. Hai preso un'auto? Sì. Io ho trovato il caccia. Okay. Vai, possiamo metti andare dietro e fammi benzina. Vabbè, non ancora. Ah, già adesso, no? Vai. Ti sta riempendo, dimmi solo. Sì. Ma potevi aspettare qualche altra persona che... Ok, basta. Ok. Ok, passo per la sabbia che faccio prima, eh. Va bene. Allora, lago languido, mi metti il punto così... Ok, ok. Vedo come fare prima, ok. Il problema è che dobbiamo passare per gli animali e per i mondi. Quindi devi prendere per forza le strade. A un certo punto. Sì, vabbè, le prenderemo, non è un problema. Stiamo andando relativamente... Dimmi se ti devo fare benzina. No, per adesso siamo a metà, ce la faccio col carburante. E quindi okay, ragazzi, state vedendo come si fanno le missioni di Fortnite in battaglia reale. In rissa squadra. Anche se sarebbe stato più bello fare le missioni di Fortnite Battle Royale su Salve il Mondo. What? Esatto. Come non farlo. Dai. Vai camioncino, io credo in te. Io credo in te. Nel motore tuo camioncino. Basta. Finita male. Fammi benzina. È cringe lui, va. Vabbè. Dimmi tu, basta, come al solito. Io ho 69. No. Sì, me l'ha data. Vai, allora, ora di lottare. Fammi andare nell'NPC maledetto. Ma forse ci sono cacattini. Dovrebbe essere da qua l'NPC se è spawnato. Ah, non è spawnato, conoscendo a me. Ok, l'ho visto nell'NPC. Vado da qui. Vai. Io provo a prendere roba. E poi i divani, si va subito dai divani. Oh, qua c'è un lanciamissili. Potenziamo ma questo. Ma io quello lo voglio. Arrivo subito. Incarico, rifornisci un veicolo, raccogli pietra. Ok. Rifornisci un veicolo. Ricompensa 80, perfetto. Come si fa? I rifornisci intende... devi fare benzina. Ok, già fatto. Ok. Ti hanno sparato a te? No. Oddio, ce n'è uno dove sono io. Preso. Che è successo? Mi hanno preso il lanciarazzi. Ah, ma questo è un amico, ma che cazzo? E qua è il nemico. E niente, si è killato entrambi. Solo questa partita che vuol dire? Che vale solo in questa partita. Ma che c'è? Che cosa? Che cosa vale solo in questa parte? Non è già avversario.
Che cosa vale solo in questa partita? Ah, raccogli pietra, ok, devo raccogliere 250 di pietra, ok. Tu hai detto che cosa significa in questa partita? No, 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 ma perché pensavo che era una missione in questa partita, voglio dire, che cazzo di missione è? Invece raccogli pietra. Ok, scusate, riecco. Oh, buonasera. Ciao, Gio, buonasera. È lancia uova? Sì, lui questo è lancia uova, da un botto di tempo non vedevo il lancia uova, raga. 151, me ne mancano altri 100. E poi tocca solo fare danni da distanza. Probabilmente lo riesco. Anzi, se vuoi puoi quittare, se proprio vogliamo finire altre missioni. Ah, vabbè, vi aspetto, non è un problema. No, 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 stavo dicendo... Hai trovato i cecchini, no? Cioè, io ho trovato solo il catch, no, io ho trovato. Ok, ho finito, dovrei aver finito la missione quella là di fare... Sì, guadagna lingotti per assoldare un personaggio, ok, ho finito. Io sono un caccia e assoldo un personaggio. Perché tu non l'hai fatto ancora? No. Non l'hai manco visto? No. Sto aspettando lei. No, hai visto da diverse cucine di ristoranti. Ok, no, dobbiamo andare da prima. Infatti l'avevi detta prima, intendo, non era quello. Sì, 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 sì. Me l'avevo dimenticato lì. L'Alzheimer, Andrea, ormai l'età si sta avvicinando, eh. Dopo aver raggiunto 18. Mi sembra giusto. Caccia. 43 per cosa? È ora di incominciare a fare le cecchinate al nostro D. Ma di diversa categoria. Sono tutti D, ma di diversa categoria. Dio mattone, Dio fragola, Dio banana, Dio Cristo. Sono tutti D, ma di diverse categorie. Sono tutti D o dei? D, grazie. Ma di diverse categorie. Ok, dammi un... Ok, da Rift, cos. Ok, ok. Non ho visto una cosa. E niente. Io adesso mi sono ricordato cosa che il lanciarazzi, il lanciazucche fa wah quando spara ed è bellissimo. Io me ne sono adesso ricordato. Amo il lanciazucche solo perché dice wah. Non è uguale. Oddio, mi è spawnato un'auto davanti. Te lo giuro, mi è spawnato un'auto davanti. Dicevo, ma che cazzo. Vabbè, qua il mondo di Fortnite cerca di uccidere. Bazooka Band, no, grazie. Come Fortnite cerca di uccidermi. Ma tu potevi accedere al replay. Aspetta. Ho trovato il fucile a pompa del nonno leggendario. Figa. Pazzo. Andrea, una domanda, vale molto che è uscita oggi quella canto marinaresco, esiste come canzone? Si può trovare su Spotify? No, perché non è copyright. Comunque penso che sia tipo canti popolari, ma non è per forza che è copyright. Non credo. Vabbè, è figa, mi piace. Sì, infatti pure ho detto la stessa cosa, figa. Magari metterci una base sotto e diventa una bella canzone. Ah sì, magari poi la remixi un po'. Magari di una canzone, la rivisti un po', qualsiasi base. Magari diventa un'altra cosa, ci sta. Pure una chitarra, magari. Oddio, ma l'ho shottato male. Andrea, ti ho salvato la vita. Tengese. In realtà ti è arrivato lo stesso il lancio della zucca, però io l'ho ucciso con un colpo. Aspetta, ma posso nominare altri streamer oppure no, una domanda? Non li dovete nominare. No, come ha fatto con Cyberpunk. Come ha fatto con Cyberpunk Mark The Hammer. Sai chi è che ha detto questo? Beh. Cioè, magari Mark The Hammer aggiungendo una base. Ragazzi, ma posso dire le cose senza aspettare risposte. Ma la base è Occhita ci acconsente, quindi mi dispiace. Ma in realtà non abbiamo, stavo parlando, quindi non abbiamo touch. Appunto, Occhita ci acconsente. E non abbiamo... Vabbè. La regola vale, mi spiace. Vabbè, comunque stai dicendo.
Stavo dicendo che voglio provare a cecchinare uno se sono capace, ma non credo. Madonna, hai tolto tutto lo scudo. Ce la puoi fare? No. So che tu ne hai. Sto vedendo Andrea adesso, non ce la fa. Proprio, vedi Andrea, vedi cecchini, allontana il tipo di 50 metri. Yeah, 86! Incredibile. Dai, yeah. Sei troppo forte. 215. Oh, ho visto un punto verde. Non so se tu l'hai preso, Andrea. Dove? È tipo qua. Dove sono io? Qua. Sì, l'ho preso. Ah, ok. Ok, l'avrà segnata? Sì. Sembra proprio di sì. Intanto questo, ragazzi, siamo a 220, mancano 5 livelli e benvenuto a Menace. Benvenuto a chiudo Fortnite per una vita. No, non è per una vita, finché non finisce il pass. Cioè finché non finisce la stagione, volevo. Mi scusi. Ma becca di un uovo. Ma becca di due uovi. Becca di quello lanciarazzo. Porco, di razzetti di merda, Andrea. Quelli là che ti fanno, no, non lo posso dire. Mi fanno utilizzare i colpi del lanciarazzi, giusto? Beh. No, in realtà ti fanno usare quelli della mitraglietta, ho sbagliato. Voto 2. E ci sto rivertendo. Niente. Andiamo a prendere qualcuno col cecchino. Risposta affermativa. Dite non è viva. No, no. Porco. Salutiamolo. Ciao Andrea, ti ho visto per 2 secondi. Mi sono volato a fianco. Finita bene, mi dicono. No, ti sono volato a fianco, poi io sono andato dritto. Ah, job. Dammi un assalto decente. Oh sì, l'ho trovato. Oddio, no, ho sbagliato. Oh, mi ha dato. Oh, Andrea, sai cosa mi ha dato? Cosa ti ha dato? L'assalto con mirino. L'assalto con mirino col coso termico. 37. L'assalto con mirino terzo. Ah, grande Yerp, quando vogliono mi aiutano pure loro. Ora basta accamparsi dove è tiro preciso. Scherzavo, non ci dobbiamo accampare dove è tiro preciso, che c'è uno che mina le bombe. Manco fossimo, non lo posso dire. A casa tua di Narnia. Tua. Ma Narnia esiste, vero? Ah, boh. Per me esiste. Ma dove sono i nemici? I nemici... Poi me ne ritrovo uno dietro, giustamente, perché la madre... Alla madre che probabilmente quando vede una persona fa glu 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 perché beve l'acqua, ricordiamolo. Giusto, glu glu glu. Io blu, mi piace di più. No, aspetta, non era così. Ecco, lo sponsor di così a caso. Guarda, noi proprio alla ricerca. Stavolta io ho dato l'assist. Però. Non era neanche intenzionale, vabbè, niente. È andato. Bene, Andrea, perfetto. Ci piace anche così, Andrea. Mi devo rifare, ragazzi. Sta tassando tutto questo tempo. Cosa ha fatto? No, non lo dire, se non lo vuole dire, non lo dire. No! Ah, tranquillo. Dai, sono incapace col cecchino. Ma questi stanno a 2 centimetri di distanza. Ma Madonna santa, mettetevi a 50 metri prima che vi distruggo. Madonna, sti tryhard di merda. Kill, 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 kill. Fuggi. Ma qua kill, fuggi. Pokémon, killali tutti. No, muore. Esatto. Pokémon non sono degni di vivere.
Ma no, no, mi dissocio, no, sono... ma non esistono i Pokémon, sono cose immaginarie. Sono degni di vivere nei loro giochi, ok? Quindi sì, sono degni di io vivere. Non ho detto, io intendo nella vita reale, vivono vabbè, nella vita reale. Diventano degli Hunter, non è che cambia Pokémon molto. Cioè ci insegna che puoi catturare i Pokémon nella vita reale, quindi sì. E rimangono Pokémon. Ma no, rimangono Pokémon. Tu saresti tipo la freccia degli allenatori, secondo me. Tipo Ash, sai. No. E beh, non è un complimento, eh. Perdere tutti i Pokémon e vincerne una, ma solo perché è tipo uno spin-off. Ma, signor Ash, ma vuole rispondere in chat? Ci vuole dire cosa ne pensa? Gabbro pensa che lei vive solamente per gli spin-off. Adesso non ho capito dove andare, che onda devo nascere e risponderti. Cioè. sarebbe epica come cosa. Ho fatto 70. Allora, la devo creare. Allora. Ho fatto 74 danni comunque io con il. Cioè, un minore di credo. No, che dovete mettere a distanza di 50 metri, non li dovete pompare. Peggio di vostra sorella. Mi dissocio. Non ho detto spompinare, andiamo a detto pompare. È diverso. No, ma lo devo dire perché ci distinguiamo da tutto. Sta cosa non mi piace. Vabbè. Oddio. Raga, comunque... Un NPC si con qualche cosa, madonna. Sto ancora aspettando il NPC, signora Epic. Siamo a fine season. Una movenza. Io li sto a 10 anni insieme. Oddio. Ok, uno è andato a fanculo e l'altro mi sta spedendo nella safe perché mi ha dato il ghiaccio di merda. Sì, vabbè, ma è troppo pista cosa del ghiaccio. Ma che cazzo mi vuol dire? Sì, vabbè, durami di più, non lo so, ghiaccio di merda. Ma fallo sì, con Gesù. Ovviamente. Giusto. Ma fallo con Gesù. Ma fallo con Gesù. Padre, ma sai che sta qua sotto? Parliamo di Gesù, parliamo. No, per favore, grazie. Non voglio cringe. Non troppo. Allora, ok, parliamo di Gesù. Parliamo vabbè, di devo mutarmi, allora. No. Ho capito benissimo. No. Vabbè, è finita. Oh, madonna, raga. E io mi triggero così. Va benissimo. Sono triggerato. Ah. Dai, mettete pronto, dai. Giuseppe, pure io mi metto in attesa. Sì, tranquillo. Ecco. Oh, cioè, ma... Guardate che potenza, che cosa è che noi abbiamo. La potenza. La potenza. Ricordiamo ovviamente che ho un negozio, potete acquistare la roba del negozio. E cosa anche utilizzare Sound Alert. Anche un paio di Bad Wars volendo. No, le Bad Wars non le possiamo ragazzi, si vendono Bad Wars, si vendono Bad Wars Special Edition, si vendono skin di Fortnite, si vende vostra sorella... No? Allora, non si vendono skin. Infatti, si vende... si vende la possibilità di farmi utilizzare... Sì, Andrea, non ci comprano e pensano di sì, Andrea. No, cosa? È reale. Non puoi farlo. Sì, ma mica lo paghi per i soldi veri. No, e beh, cosa c'entra? E come se Andrea dovrebbe regalare la skin a chiunque voi. Cioè. Sì, sì, beh, credici. Una skin che non esce da 10 anni te la compro, credici. Ma a parte le cose, quindi andiamo a scogliere, poi andiamo qua. Forse anche il camioncino. Ok, andiamo a scogliere, va bene. Oppure al massimo... Io provo. Al massimo la pozza della pizza. Ah, quello è fatto, magari andiamo dove là. Dove stanno i libri, una domanda? Secondo me. È parco. È anche a scogliere, mi dice. Se puoi venire a scogliere, vieni. Vengo a scogliere, sì. Così, vabbè, lui non lo può fare. Gio, tu cerca qualche cecchino che proviamo a fare qualche kill. Va bene. Ovviamente fai le missioni che devi. Dei 50 metri. Va bene. Che cazzo? Oh! Beh, mica male. Volt Action d'oro. Così, okay, vabbè. Me l'ha data, visita cucina di diversi ristoranti.
Sparabande, vabbè, prendiamolo, ma non è che penso di buttarlo tra poco. Ok. Io adoro il bolt action, è la cosa più bella di questo gioco. Mi sembra giusto. Rispetto ad altre armi, porco due. Fucile a pompa verde. Ma me l'ha data? Sì, visita. Andiamo a vedere da Pozzo della Pizza. Andiamo a Pozzo della Pizza. Parliamo di Gesù. Parliamo di Gesù. Chi devo parlare oggi? Dai. Ditemelo. Presto, dai, parliamo. Va benissimo, oggi bagniamo Gio. Che bello, no? Triggerato da ste puttanate io. Beh, perché sì? Perché sì? Troppe no. Io sarei capace, no? Scherzo. Anche io. Fidati, anche io. Accetto giusto. Tutto, ma non tutto. Cazzo c'è? Sono di bocca buona su alcuni memes, ma non tutti. Ma questo è solo cringe. Mi dispiace. Memes. Andiamo, Andrea, andiamo a Pozzo della Pizza e muoviamoci. Non voglio perdere altro tempo a scogliere. Oh, tanto... vedo gente, è diverso. Che vuol dire, vedi, incredibile, agli occhi. Gesù ti ha donato la donna della pizza. Alto, porco due, vabbè. Ah, pure a me a 180, eh. Madonna. Tu, Andrei, ma quanto sei? Che cosa? Andrea? Col ping. Ping, quanto? 120. Ah, questo quello si esame, no? Vediamo. Andrea, vuoi questo? Te ne dovrei andare peggio io, però va benissimo. Ah, vabbè, che... boh. Cazzo, non so. GG's. Perché sto streamando, in teoria dovrebbe andare leggermente peggio. Sbaglio? Ah no, no, assolutamente. Praticamente sì. Ma dove stanno i libri? Una domanda, non li ho trovati. Non stanno a parco. Ma anche stanno a scogliere, però a scogliere non lo so. No, anche a scogliere, però nella parte. Infatti, io dove stanno? Ah boh, non li abbiamo trovati tutti a parco, quindi non si so più. Va bene, che colore sono almeno, cioè... domanda. Sono dei libri, Giuseppe, non è così difficile. A volte su a terra. Va bene, proviamo. Io sto andando a Pozzo della Pizza, Andrea. Tu te ne stavi andando, direttamente in Zef, poi hai detto, aspetta, forse è meglio che anch'io ci vado. A me serve anche un assalto. Non ce ne ho. Io mi sto dirigendo a Pozzo della Pizza. Dai. Nice. Ma Pozzo della Pizza non è questo. Ok, ho capito dove stanno lì. Madonna, ma sono minuscoli sti cosi. Aspetta due. Che non ho aperto ancora la mappa. Sì. Ah, ma tu sei dall'altra parte. No, ma è perché? Andato a prendere la montagna. Ah, ok. Perché io sono un pro player. Ho pensato alla potenza del deltaplanaggio. Ah, sì. Presto, presto, parliamo. Gio, un'altra volta che lo dici, prendi la giacchetta e vattene. Ma intanto okay, bello. Vale, 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 Andrea, puoi venire. È una bellissima canzone. Tu ripetile e sappi che non ci sono. Darti fenomenali, volevo dire. Ciao. Non è che posso essere triggerato per 10 minuti di live ogni 2 secondi, quindi no. Va bene. Io voglio un assalto. No, non te lo meriti neanche tu l'assalto. No, you can't. In realtà vedi che qua gli unici assalti che ci sono quelli silenziati, quindi neanche tanto. Sono gli unici. Andiamo che sono dai. Assaltati. No, ragione, quindi no, ci sono anche i come si chiamano i cazzi là. No, non in quel senso. Ci sono anche i vampiri. Sì, ok. Volendo ci sono anche le mitragliette leggere, ma... ci stanno. Vabbè. Sono mi sa rari, che andrò... un botto rare. Però gli altri spererò
Andrea, se trovi un fucile mirino con le solite cose che piacciono a me. Dammelo. No, è ti do la Thompson. Guarda, puoi chiedere tutto, ma la Thompson non mi interessa più da un botto di tempo. Gio, quella drop è mia, sorve io. Ma perché? Cioè, ok, no, no, te lo puoi tenere. Tutto, ho trovato un barretto, porco. Ma te lo puoi regalare? No, no, te lo regalo, è tuo, è tuo. Ah, bene. No, solo se c'era il cecchino col mirino termico, era mio. Cioè, almeno solo il cecchino termico, cioè il assalto termico. Se vuoi te lo do io, cioè lo c'ho quello dorato. Va bene, dai. Va bene, aperti il barretto, sì. Ma non è un bolt action? Ma che cazzo? Ma lei mi ha truffato! Oh. Vabbè, tanto non è che ti ho truffato, è lo stesso gioco. Oddio, mi sparano, mi sparano. Vabbè. L'ho ucciso però, parco due. Pensavo fosse un bolt action. Io pensavo che era un... perché non avevo visto il nome. Ma infatti dicevo che è un po' difficile trovare un bolt action qua. Cioè, non lo trovi, secondo me. Non è... No, infatti è... Ma il bolt action non è voltato, come puoi trovare? Ma non spawna, non trovo manco una volta. Grazie, se sta in game. Ma c'è in gioco, pure io. Come ci fai a stare in porta? Allora vedi che ho ragione. No, no, sei tu che hai torto, perché io voglio trovare il bolt action. E tu hai detto prima che l'avevi trovato, infatti dicevo che era strano. Tutto qua, vabbè, madonna. Allora. No, no, perché no, okay. No, allora, no, no, lui aveva detto. Vabbè, boh. E vabbè, sti cazzi. Infatti, tanto la serie al vento. Oh, cioè, lancia la zia epico. Però no, l'ha fregato il nemico, probabilmente. Andrea, mi dispiace, mi hanno ucciso mentre. In tutto ciò, non trovo ancora un assalto. Buona, 84 metri me l'ha condata. Ma buonasera. Sto cercando gente, ma non ne trovo. Ok, ne ho visto uno. Stanno tutti a cascina che sotto. Ok, ok, sì. Capito. Non so come sia possibile. No, no, per la panese, tranquillo. Perché quando vedono un sacco di gente che è lì ci vanno tutti. Tu dici? Madonna, gli ho preso i piedi a quello, ma... Oh, io... No. Oddio, ma c'è uno lì, c'è uno là. C'è uno là sopra. Ho visto! L'ho barrettato, GG. Quanto? 132, però non so se arriva. No, quanto perché arriva. Ah, pochissimo. Allora, non lo so, era tipo 20 metri. Giù, da sopra. Come anche da sopra ce n'è uno, oddio. Sì, sta là. Ah no, ok, pensavo che stesse sparando a me, ma non è quello che spara a me. Oddio, sì, è quello che spara a me in realtà. Ok, non sto trovando... Dai! Ho ido, però. Io stavo lì perché volevo, stavo aspettando che l'airdrop funzionasse e cosa. Devo capire come si chiama la gravità di sto barret, non l'ho mai imparato. Del bolt action è facile, ma questo no. Come si chiama? Sempre gravità, credo. Era detto la gravità, infatti. No, ha detto, devo capire come si chiama. No, come funziona. Penso che è super preciso in realtà, quindi senza secondo me che predicti. Barret. Secondo me non sì. Credo. Non mi sì. Sembra. Io quando ho mirato sopra la testa mi ha mirato sopra la testa. Ma una lentezza assurda. È ricaricato. Vabbè, quello. Cazzo, non posso fare velocissima ricaricare. Se poi dici la velocità nel colpo, mi sa che stai scherzando, perché è impossibile. Ma è lentissimo nello sparare. Il bolt action pa una volta e fa. Mi sa che non parliamo dello stesso Barrett. Mi sa. Ma mi sa proprio. L'unica spiegazione. Se no non si spiega. Parri del colpo è impossibile, cioè è velocissimo.
Vabbè. Ah! Da dove mi sparano? Ah. Ormai Andrea ci ha preso il gusto nel verso. Andrea, puoi fare così anche alla tua donna? No. Ma... Più o meno. Cos? Andrea, caccia di... Lasciamo fare. Di notte in there. Proprio quello. Ma perché ammazzano le persone a 200 di distanza? 81 metri. Un po' di... Ok, GG. Andrea, ce n'è uno che sta che è nel tettuccio là, eh. Dove ho sparato. Oddio. Ma che c***o. Ok, grazie. Io ho 4 colpi cecchino. Io ne ho 24. Se vuoi te ne do un po'. Se li ha droppati questo, speriamo. No, sono assalto questo. Ovviamente sempre in game, raga, perché lui solo in game può morire. Finché non si può dire. Oddio, oddio, oddio. Oddio, basta. Ma da dove mi sparano che prendo danno? Dal culo della loro sorella? Che cos'è tutta questa scurrilità? Ma infatti io non sono lo so. Sono le persone che ci vivono in sto gioco. Ci vivono proprio davanti alla scheda del computer. Ci vivono. Mi sa che ho fatto una cazzata. Tu direi, che cazzata ho fatto? Beh. Ovviamente io alla fine lo trovo il cecchino col mirino termico. Una cosa incredibile. Ah no, quello è un compagno. Un colpo, raga. Un colpo cecchino. Aspetta, vieni da me e te lo do. Vieni da me e te lo do. Dove stai? Ah, stai vicino a me. Sono mappa. Incredibile, vero? Ma non è quello col mirino termico, cazzo. Io pensavo che era quello col mirino termico. Sei tu che stai planando? No. Cazzo. Sono da te, però, eh. Hanno poco le paura. GG, Gabbro. Ah, ok. GG anche a Gio. Cosa se stai cecchinando? Ci sto provando. No, è arrivata la missione, quindi GG. Entra qua. Ma sei sicuro che sei da me? Non ho build. Ma scusa, puoi editare, vieni qua. Oddio! Ok. Vieni qua. Oddio. Quanto risolto, non mi servono. Li ha droppati questo. Oddio. Quanta poca vita. Tengo 4 da vita da 5 minuti, tipo. Buono. Veramente, significa che non stai morendo. Oddio. Vabbè, qua sono morto. Andrei, porco due, ti devi stare zitto. Così anche non stai morendo. Boom. Perché sanno, ovviamente era uno stream sniper, ovvio. Salutiamolo. Ovviamente, comunque. Dannati a voi stream sniper. Oddio. Ovviamente, oddio. Perché, eh? Ah, sì. Un canale di merda come il nostro stream sniper. No. Abbiamo i nostri problemi nel giocare a Fortnite. Poi se ci stream sniper non è un problema. Vabbè, fine. Finisce il gioco. Mi sa che non portiamo più Fortnite.
Botto uno. Wow. Io ti giuro che se stai facendo cecchinate da più di 50 metri, sì, ti voglio molto bene. Le sto facendo. Ti voglio molto bene. Oh, yes! Dov'era? Quant'era? Mi sa che l'ha segnato. Ho fatto 132 una persona. 132? E niente, rip. È finita. Vabbè. Teniamo il lobby. Mancava pochissimo per il 221. Vabbè. A me tra poco, tra due livelli, sblocco menaggio. No, già sai, concludiamo, compagno. Raga, no, grazie per aver visto la live. Vi ricordo di passare dai miei social Instagram, YouTube e Instagram. Se siete da Instagram, YouTube e Instagram, ovviamente. Se siete da YouTube sta tutto in descrizione. Vi ricordo che da oggi, ovviamente, abbiamo le live esclusive Twitch, quindi roba che non vedrete mai su YouTube. Detto ciò, ragazzi, fa queste live, le fa? Eccolo qui, il qui presente Gab. Detto ciò, ragazzi, ci vediamo in una prossima live. Ciao, okay, ragazzi, bye.